Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale, vediamo subito i titoli delle notizie principali di oggi. In occasione dei 100 anni della fondazione della scuola, al Salone Borsellino il ministro San Giuliano collegato dice Siracusa un'eccellenza. Dimensionamento scolastico, protesta degli studenti dell'Insolera questa mattina in piazza. La cronaca, operazione della polizia denominata Doppio Petto, è stato bloccato un clan a Catania. Madonnina delle Lacrime è stata ripristinata l'edicola votiva alla fine di Scala Greca. Lo sport, pallanuoto, l'Ortigia si reca a Roma per la prossima sfida. Queste le notizie più importanti, diamo linea alla regia, vi aspettiamo dopo la pubblicità per proseguire con queste e anche altre a dopo. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse diottrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Promozione del mese. Una montatura in omaggio al primo cliente della giornata se completa con lenti graduate. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osseo articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo della cerimonia che si è svolta questa mattina al Salone Paolo Borsellino di Palazzo Vremexio in occasione dei 100 anni della fondazione della scuola. Tra gli altri presenti il rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo e da remoto collegato il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Sentiamo. Un giorno emozionante, un giorno così importante, un centenario che insomma vuol dare un significato molto importante alla fondazione della scuola di specializzazione. 100 anni della scuola di specializzazione in beni archeologici per Siracusa, la più antica scuola di specializzazione in beni archeologici sul territorio nazionale, la seconda italiana dopo la scuola fondata ad Atene. Quindi davvero tanta storia a partire da Paolo Orsi e oggi si festeggia anche una presenza sempre più importante del Sicilie Studium Generale nella sua sede di Siracusa. Stiamo ristrutturando la ex caserma Bela, è stato già ristrutturato Palazzo Impellizzeri, Palazzo Chiaramonte e sicuramente anche l'offerta formativa dell'università qui a Siracusa sarà sempre più ricca perché Siracusa continui ad essere sempre di più città universitaria.
Il magnifico rettore ha confermato la collaborazione straordinaria col Comune di Siracusa, che ha messo a disposizione edifici molto importanti, Palazzo Imperizzeri, la Caserma Bela. Sì, devo dire che la collaborazione con l'Università di Catania è stata fin da subito molto virtuosa, stiamo facendo di tutto per facilitare il percorso di valorizzazione della presenza dell'Università a Siracusa. Oggi celebriamo un anniversario straordinario e siamo qui proprio a testimoniare quanto questa città voglia continuare nel percorso di crescita e valorizzazione del patrimonio culturale e della cultura in generale attraverso l'alta formazione. L'idea che la città diventi ambasciatrice nel mondo dello straordinario portato di cultura e di storia che ha e che rappresenta è un'ambizione che ogni siracusano dovrebbe avere. Innanzitutto i complimenti alla Scuola di Archeologia dell'Università di Catania, che svolge un ruolo importante perché si trova in un punto geografico importante, rilevante per la nostra storia dell'archeologia. Io sono nato a Napoli, nel centro storico della città. Io penso che l'archeologia sia qualcosa che si può proiettare nel nostro futuro, perché dalla conservazione e dalla valorizzazione noi possiamo trovare anche importanti occasioni di sviluppo socio-economico. Torniamo a parlare del dimensionamento scolastico e in particolare dell'Istituto Insolera, perché questa mattina gli studenti sono scesi in piazza a protestare e urlano a gran voce che non vogliono perdere la loro autonomia. Sentiamo. Gli studenti dell'Istituto Insolera di Siracusa, incassando la solidarietà dei loro colleghi del RITS e del Nautico, hanno inscenato una manifestazione di protesta contro l'ipotesi di dimensionamento scolastico. Dei 9 istituti di scuola media superiore della provincia di Siracusa, infatti, l'Insolera sembra quello maggiormente impredicato di cedere l'autonomia. No al dimensionamento non solo dell'Insolera ma di tutte quelle scuole che hanno un'identità, hanno un peso per quanto riguarda il territorio. Stiamo parlando di scuole che sono sul territorio, sono presenti e danno uno sfogo a parti della società che non hanno altro che la scuola da oltre 40 anni. Far chiudere una scuola del genere vorrebbe dire far passare tanti ragazzi che vengono magari dalla provincia alta, dalle zone di Carlentini, doversi farli spostare verso il sud della città. Quindi di chiudere la scuola, in realtà il dimensionamento non prevede la chiusura della scuola. Sì, ok, ma noi intendiamo come la chiusura della scuola come una chiusura della dirigenza, una decisione, le decisioni non sarebbero più prese da qualcuno che sarebbe a nostro fianco. Quindi secondo noi questa è una delle decisioni più sbagliate, anche perché stiamo parlando di 9 scuole superiori a Siracusa e di cui la maggior parte dovrebbe essere dimensionata. Perché soltanto l'Insolera? Voi sostanzialmente dite non calcolate algoritmi ma fate caso all'umanità che c'è attorno. Sì, perché la scuola non deve essere solo considerata in termini di numeri. Noi abbiamo un'identità e vogliamo che questa sia sentita. Io sono rappresentante del RITS, ma noi del RITS e anche rappresentanti del Nautico siamo al fianco dei ragazzi dell'Insolera che dovrebbero essere accorpati con la nostra scuola, con il RITS, ma siamo al loro fianco perché comunque noi vogliamo che ogni scuola abbia la sua identità e questo, diciamo, è la cosa importante. Intanto il senatore Antonio Nicita è stato firmatario insieme con il collega di partito senatore Marco Meloni di un emendamento alla legge finanziaria rivolto a dare concreta attuazione al principio di insularità e a consentire alla regione siciliana e alla regione Sardegna di derogare a decorrere dall'anno scolastico 2024-25 alla normativa in materia di dimensionamento scolastico. La norma proposta è assolutamente importante, tutela il diritto allo studio, spiega Nicita, continuità didattica, posti di lavoro, comunità sociali che ruotano attorno a ogni istituto scolastico e che vengono oggi severamente aggrediti dai ciechi tagli imposti dal governo Meloni. E non sa niente di noi.
Proseguiamo ancora con l'istruzione, con la scuola. 9 milioni per le scuole aperte. L'assessore Turano dice: così combattiamo la dispersione scolastica. Sentiamo i dettagli. Scuole aperte più a lungo agli studenti e al territorio per portare avanti azioni efficaci di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Questo è l'obiettivo dell'avviso 10 Scuole aperte per il territorio, pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università del diritto allo studio, con cui la regione siciliana stanzia 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2023-2024 sui fondi FSE per supportare l'attivazione del tempo prolungato e il tempo pieno nella scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio del secondo grado. Altri 9 milioni di euro sono previsti per ciascuno dei due successivi anni scolastici. In coerenza con il piano strategico triennale regionale e con l'agenda europea per il contrasto alla povertà educativa, la Regione finanzia interventi diretti all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa, al supporto agli studenti e le studentesse a rischio di insuccesso e dispersione scolastica e alle loro famiglie, alla realizzazione di attività nell'ottica di valorizzazione delle scuole aperte come poli civici e culturali di comunità. Le istituzioni scolastiche interessate all'avviso possono presentare un unico progetto con moduli e laboratori tematici che offrano opportunità culturali per gli studenti a rischio di abbandono, volte al rafforzamento del curriculum scolastico con approfondimento delle competenze di base, ma anche attraverso arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, enogastronomia, multiculturalità, educazione alla pace e alla legalità, cittadinanza attiva. Lasciamo il mondo della scuola e apriamo la pagina della cronaca a Catania. È stato smantellato un clan da un'operazione denominata Doppio Petto, un'operazione della Polizia di Stato. Era un clan dedito a estorsioni, spaccio e traffico di droga e armi. Sentiamo. Sono 18 le persone coinvolte nell'operazione Doppio Petto della Polizia. I componenti del clan Pillera Puntina adesso devono rispondere dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tutto con l'aggravante dell'essere l'associazione armata. Le indagini, come vediamo dalle immagini, dimostrerebbero come gli indagati hanno gestito col metodo mafioso estorsioni ai danni di imprenditori catanesi. In occasione delle festività di Natale e di Pasqua, la tassa estorsiva semestrale era pari a 4.000 euro. Inoltre, pagamenti periodici di denaro per ottenere la famigerata protezione. I componenti del clan imponevano tassi di sconto fuori mercato in qualunque stagione dell'anno su capi di abbigliamento di marca, il tutto ai danni di titolari di noti e rinomati negozi catanesi. Il business, messo in piedi da Francesco Ieni di 41 anni, sarebbe stato strutturato non tanto sulla gestione diretta di una piazza di spaccio, bensì sul loro materiale approvvigionamento mediante un lucroso network che avrebbe previsto l'acquisto all'ingrosso della droga dalla Calabria per la cocaina e dalla Spagna per la marijuana e poi la successiva vendita al dettaglio ai responsabili delle piazze catanesi e non solo. Il giudice per le indagini preliminari su richiesta dei pubblici ministeri titolari del relativo fascicolo d'indagine ha quindi disposto per 14 indagati l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e per i 4 restanti quella degli arresti domiciliari. La fase esecutiva si è sviluppata nella mattinata di oggi con il trasferimento presso la casa circondariale e ha coinvolto, oltre che gli operatori della squadra mobile Etnea, quelli dell'organo investigativo di Messina, equipaggi del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, inviati a supporto della direzione centrale anticrimine, nonché personale di altre articolazioni della locale questura e unità specializzate di polizia scientifica. Proseguiamo ancora con la cronaca. Un uomo di Vittoria è stato trovato in auto mentre trasportava 259 dosi di cocaina. L'arresto è stato effettuato dal Polstrada di Lentini. L'uomo si trovava infatti in autostrada. Sentiamo. Trasportava in auto un carico di cocaina. Al controllo della Polstrada ha tentato di disfarsi la droga ma non è riuscito nel suo intento. In manette è così finito un noto esponente della criminalità vittoriese, quarantenne, già noto alle forze di polizia per reati specifici in materia di spaccio e associazione per delinquere di stampo mafioso. In questa circostanza è stato trovato in possesso di 259 dosi di cocaina da immettere nelle piazze di spaccio della provincia ragusana.
L'uomo è stato scoperto durante un'attività di controllo da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Lentini, in servizio lungo l'autostrada Catania-Siracusa. Gli agenti si sono trovati di fronte a un conducente che nel corso dell'attività ispettiva ha tentato di disfarsi della cocaina che trasportava in auto. Nella medesima circostanza sono state contestate all'indagato il reato penale di guida senza patente e altre violazioni al codice della strada. Il veicolo è stato quindi sequestrato per essere sottoposto alla confisca. Intanto le fiamme gialle della compagnia di nuoto, sotto la direzione del capitano Graziano Colianni, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa un migliaio di dosi di sostanze stupefacenti, cocaina, eroina, hashish e marijuana, nelle principali piazze di spaccio del comune di Rosolini, deferendo due presunti spacciatori alla procura e segnalandone altre 29 all'autorità prefettizia. All'ingresso della città Siracusa Nord, nella rotonda di Viale Scala Greca, è stata ripristinata questa mattina l'edicola votiva dedicata alla Madonnina delle Lacrime di Siracusa. Dopo circa un sessantennio torna ad essere esposta l'edicola votiva che raffigura la Madonnina delle Lacrime nella rotatoria di Viale Scala Greca. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione, che ha sancito il forte legame che persiste dal 1953 tra la città e la Madonna delle Lacrime. È un segno visibile della nostra fede, un segno che richiama intanto la nostra identità di chiesa di Siracusa e anche di città, della città di Siracusa. La Madonna delle Lacrime qui ha posto un segno particolare della sua vicinanza tra noi, della sua protezione materna. Questa edicola che viene ripristinata, perché era già stata posta agli inizi, diciamo, dell'evento della lacrimazione in questo luogo, è un segno per la città, per tutti noi, un invito a vivere, diciamo, nella dimensione mariana della vita cristiana e a costruire le relazioni fondamentali che nascono dalla nostra fede, in cui Cristo Gesù è il centro stabile, perenne e unificante della nostra vita. L'anno mariano si chiude giorno 8 nella solennità dell'Immacolata. Celebriamo noi la conclusione al santuario 7 dicembre, un anno ricco di preghiera, di iniziative spirituali, culturali, di sensibilizzazione umana e anche sociale. Ciascuno li porta nel proprio cuore, anche perché la Madonna delle Lacrime cammina sulle gambe degli umili. L'edicola votiva è stata donata da Salvo Medas e da Anna Maria Albanese, presenti questa mattina alla cerimonia insieme con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. È un fatto molto importante che ricorderà ad ogni siracusano e ogni visitatore che la nostra è la città nella quale la Madonna ha ritenuto di dare un segno a tutta l'umanità con la propria lacrimazione. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, ma soprattutto deve essere motivo di ulteriore responsabilità nel testimoniare alla città e al mondo il nostro impegno per gli altri. Sotto un cavalcavia dell'autostrada Siracusa-Catania, precisamente all'altezza di via Mongimbello, un incendio di immondizia ha provocato seri disagi ai residenti che oggi hanno deciso di segnalare quello che è successo. Sentiamo. Oggi segnaliamo un fatto molto grave. C'è stato un incendio tempo fa in via Mongimbello, sotto il cavalcavia dell'autostrada E45, in una strada comunale di pertinenza del comune di Siracusa. Tale incendio ha interessato materiali anche di leghe leggere, che nel momento in cui si sprigiona l'incendio espone il luogo ad altissime temperature. Queste temperature fanno distaccare, come vedete in questo momento, il calcestruzzo dalle pareti, esponendo le barre che restano esposte a queste altissime temperature e avendo il ferro, l'acciaio, una resistenza al fuoco minore rispetto al calcestruzzo,
potrebbero poi non più essere in grado di svolgere la loro funzione di assorbire gli sforzi di trazione per la quale sono state concepite e quindi potrebbe crollare. Ma vediamo adesso il videomessaggio a cui rivolge sia al sindaco che al prefetto di Siracusa la signora Rapisarda, residente del luogo. Ho chiesto questo intervento perché non riusciamo più a vivere in questa situazione di degrado. Come ben vedete c'è una continua discarica abusiva ed è un problema igienico-sanitario. Più volte ho sollecitato il sindaco di Siracusa, ma mi rendo conto che non gli interessa questo nostro reclamo. Più volte ho sollecitato chi di competenza e non ho avuto nessun riscontro di attenzione da parte dell'ordine pubblico. Mi rivolgo a lei. Sua Eccellenza, massima autorità di governo di città. C'è una discarica che ha preso a fuoco, che ha compromesso la struttura, è un ponte dove c'è l'autostrada. L'incendio c'è stato, potrebbe succedere un altro incendio, una esplosione, perché scaricano bombole, scaricano di tutto e quindi la struttura è veramente pericolosa. Quindi chiedo a Sua Eccellenza di intervenire immediatamente nel risolvere questa situazione perché mi creda è una situazione invivibile. Qui in via Moncibello sussistono tantissime altre problematiche che andremo a approfondire nel corso di un altro servizio, quindi torneremo in loco. Oggi è previsto un incontro con l'assessore Pantano e il capo di gabinetto del comune di Siracusa, vedremo cosa decideranno di fare per risolvere le problematiche che attanagliano i cittadini che vivono in questa zona. Continuate a inviarci le vostre segnalazioni, sarà cura della redazione darvi seguito. Parlando di sport, parliamo della squadra azzurra per il Siracusa. Prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima a Castrovillari. Per gli azzurri di mister Cacciola un impegno importante con la consapevolezza di affrontare non l'ultima della classe, ma una formazione in piena crescita. Intanto alcuni tifosi del Siracusa con problemi di deambulazione hanno segnalato il disagio che accusano nel recarsi allo stadio Nicola Desimone. Il settore sotto la tribuna centrale, a loro riservata, non è più idoneo perché l'allungamento delle panchine ha ridotto la visuale in quella porzione di stadio. Domenica scorsa, in occasione del big match contro il Trapani, sono stati costretti dal servizio di vigilanza a trasferirsi nella curva lato via Torino, dove la prospettiva e l'altezza della recinzione non ha consentito di poter assistere in maniera agevole all'incontro di calcio. Proseguiamo con lo sport, parliamo dell'Ortigia Pallanuoto, torna in vasca domani per riscattare la sconfitta rimediata 2 giorni fa in casa dalla Prorecco. Dopo la sfida ai campioni di Europa del Recco, l'Ortigia è pronta alla trasferta domani pomeriggio alle 14 biancoverdi e saranno in scema al centro federale di Ostia, impianto casalingo dell'Astra Nuoto Roma, per l'undicesimo turno del campionato, terzultimo della prima fase. I romani, guidati da mister Maurizio Mirarchi, sono al momento settimi e quindi in piena corsa per entrare nel round scudetto, il girone di ritorno composto dalle prime 7 classificata al giro di andata, dal quale uscirà poi la griglia dei playoff. L'Ortigia domani si troverà davanti a una squadra difficile da affrontare, con tanti giovani interessanti, alcuni anche protagonisti della vittoria dello scudetto Under 20 conquistato a Siracusa con il precedente nome di distretti ecologici, proprio nel finale contro l'Ortigia. Gli uomini di Piccardo invece, dopo una buona prestazione, malgrado la sconfitta contro la corazzata Recco, cercano continuità di rendimento e punti preziosi per concludere al meglio questa prima fase. Il tecnico dell'Ortigia evidenzia le insidie della trasferta di domani. L'Astra Roma dice una squadra che gioca molto bene a pallanuoto con un allenatore ben preparato. Giocano sempre zone in movimento e hanno un paio di giovani giocatori davvero interessanti. A maggior ragione, dice ancora Piccardo, bisogna fare attenzione a questa partita che per noi sarà un banco di prova molto importante. L'approfondimento di oggi dedicato a Cesare Damiano, l'argomento contratti di lavoro. Il tema del salario povero, del potere d'acquisto, delle retribuzioni è sempre all'ordine del giorno, soprattutto in un momento nel quale l'inflazione è ancora alta. Una delle cause che
compromette un buon potere d'acquisto delle retribuzioni è sicuramente il mancato rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. Qual è la situazione secondo l'Istat? Noi abbiamo oggi quasi 7 milioni di lavoratori che sono in attesa del loro contratto. Si tratta di 31 accordi che debbono essere ancora stipulati. Per contro, quasi 6 milioni di lavoratori hanno i contratti in vigore, sono 42 questi contratti, ma rappresentano, diciamo così, il 45% del monte salari complessivo. Che cosa si tratta di fare? Ma intanto bisogna in qualche modo distinguere situazione da situazione. Se noi prendiamo a riferimento il settore dell'industria, possiamo dire che i contratti in vigore oggi sono il 97% del totale, il 100% per quanto riguarda l'agricoltura. Più debole invece è il settore dei servizi privati, appena il 26%. Poi se scendiamo ancora più nel dettaglio, vediamo come in grande ritardo siano settori come il commercio, il turismo, l'alberghiero e la ristorazione. Per non parlare del pubblico impiego, perché lì sappiamo che il ritardo è endemico, nel senso che si sta concludendo il ciclo 2019-2021, che consentirà poi di aprire il ciclo successivo 2022-2024. Come ho già detto, il ritardo nel rinnovo dei contratti abbassa il potere d'acquisto delle retribuzioni, perché sicuramente l'indennità di vacanza contrattuale non corrisponde ad un aumento salariale pieno. Che cosa fare? Se noi vogliamo davvero combattere il problema del potere d'acquisto troppo basso, dei salari troppo bassi che caratterizza, come sappiamo, l'Italia, bisogna agire in molte direzioni. La prima sicuramente è prevedere, lo dovrebbe fare il governo, un premio fiscale a quelle parti, datori di lavoro e lavoratori, che stipulano i loro contratti in tempo, alla scadenza naturale. Lo rinnovi dopo 3 anni, perché dura 3 anni, ti do un premio fiscale. In secondo luogo, rendere strutturale il cuneo fiscale, che rende più ricche le retribuzioni, diminuisce il peso della tassazione e quindi aumentano le buste paga. In terzo luogo, intervenire sul salario minimo, ad esempio partendo da coloro che non hanno un contratto, per i quali stabilire insieme alle parti sociali quello che può essere un salario minimo di riferimento, e almeno recepire per legge i minimi contrattuali, paga base più contingenza, settore per settore, metalmeccanico, dei tessili, del turismo, del commercio, della chimica o dei bancari, che sono differenti fra di loro, in modo tale da renderli inderogabili, riferendoci ovviamente ai migliori contratti settore per settore, ai contratti più diffusi, ai contratti maggiormente rappresentativi. Dopo l'approfondimento termina qui il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per l'attenzione dedicata e vi ricordiamo soprattutto l'appuntamento di questa sera alle 20 con il programma Informare. Nella puntata vedrete l'intervista all'ex magistrato Luca Palamara, al questore di Siracusa Benedetto Sanna, che va in quiescenza. In studio ci sarà, oltre insomma, il direttore Francesco Namia, il giovane attore siracusano Francesco Pistone. Si chiude poi la puntata con progetti dell'Università di Catania a Siracusa, soprattutto per quanto riguarda il corso sui beni archeologici. Quindi queste le tematiche di Informare di questa sera alle 20. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento, arrivederci.